È una manovra ingiusta, terribilmente ingiusta, quella che è stata approvata dal Senato e dalla Camera. Perché? Perché non risolve i problemi della nostra economia e della nostra finanza e soprattutto crea, anzi alimenta una serie di ingiustizie all'interno del nostro paese. E poi guardate, il dato davvero terribilmente drammatico è che purtroppo aumenta ancora una volta le imposte e le tasse per gli italiani. Siamo arrivati al top, al massimo. Ed è per questo che non solo noi abbiamo votato no, ma come API e Terzo Polo abbiamo proposto una manovra alternativa, nella speranza che il governo e la maggioranza fossero così capaci di leggere i bisogni della nostra società e dell'intera Europa e potessero così accogliere alcune nostre proposte. Invece no, sono arrivati con un maxi emendamento che non ha nemmeno recepito alcuni emendamenti, fra cui alcuni dei nostri, che per esempio andavano ad incidere sulle aziende che hanno nei confronti dello Stato una valangata di crediti e che rischiano magari per anni e anni di non raccogliere. Noi avevamo individuato una soluzione che era una soluzione semplice ed efficace. Di fatto questa nel maxi emendamento non è stato minimamente raccolto. Come giudizio complessivo posso dire che è ingiusta, aumenta per l'ennesima volta le imposte, non ha raccolto nessun suggerimento, lasciatemi dire, di saggezza che noi portavamo. Noi in fondo che cosa dicevamo? Due grandi principi. Uno che era quello di ridurre la spesa corrente, perché se anche noi chiediamo ai cittadini maggiori entrate e quindi maggiori sacrifici, che cosa succede? Che se la spesa resta quella di prima, le risorse che vengono incamerate da parte del governo vengono spese tutte quante inutilmente. Allora, noi dicevamo riduzione sostanziale e vera della spesa corrente e utilizzo di nuove risorse per lo sviluppo e la crescita del paese, perché se non c'è crescita e non c'è sviluppo e non c'è quindi aumento del PIL, la nostra condizione economica rischia di essere terribilmente drammatica, oltre a non ridurre il deficit dello Stato, che è il vero grande incubo del nostro paese, per cercare di puntare sui giovani. Io credo che, e lo dico a differenza dello sguardo che ho usato finora usando un sorriso, perché comunque in noi deve esserci un messaggio di speranza, noi possiamo credere ancora nel nostro paese, nella capacità del nostro paese di affrontare e risolvere i problemi, quindi diciamo che noi auspichiamo presto in un governo tecnico ed autorevole che sappia rispondere realmente ai problemi del paese, che sia credibile a livello internazionale.